Bentrovati a voi tutti ad un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni. Gradita nostra ospite in studio oggi è Milena De Zanet, sindaco di Limana. Bentrovata Milena. Grazie a voi. Allora, sindaco, cominciamo un pochino a fare una carrellata delle varie attività che riguardano il suo comune. Direi di cominciare con l'ambito dei lavori pubblici. Questo perché? Perché per esempio in una frazione sia a Ceresera sono partiti di recente lavori importanti, giusto? Molto importanti come importo ma anche come valore per il territorio. Dopo il 2018, dopo Vaia, è emersa tutta la criticità e la fragilità del nostro territorio e quindi abbiamo fatto richiesta di diversi contributi perché c'erano stati dei dissesti geologici su diverse zone del nostro paese, in modo particolare appunto sulla frazione di Ceresera, che aveva visto delle frane, dei muri crollati, delle problematiche proprio collegate anche alla viabilità. E quindi abbiamo chiesto appunto un contributo, abbiamo ottenuto 200.000 euro e sono partiti i lavori proprio in questo momento, in questi giorni, termineranno per l'inizio dell'estate e consentiranno di risolvere un problema che si trascinava dal 2018 praticamente. E diciamo anche nell'ambito dei contributi ricevuti per quanto riguarda Vaia, questo si caratterizza come un importo significativo? Sì, è l'importo più grosso che abbiamo ricevuto, però non va dimenticato tutto il resto che è arrivato in Comune Limana. Infatti, come dicevo, Vaia è stato sì un disastro per la provincia ha fatto emergere, come dicevo, le problematiche a livello idrogeologico, ma ci ha anche consentito di risolvere poi delle problematiche che sono nate, nel senso che abbiamo partecipato a dei bandi importanti e Limana ha preso complessivamente per lavori minori, quindi più piccoli singolarmente, ma nel complessivo quasi 800.000 euro di finanziamenti, quindi è un importo consistente per il nostro comune. Tra l'altro, rimango ancora sul tema di Ceresera, sindaco, quella era proprio una parte molto significativa per consentire la viabilità, giusto tra due frazioni, due territori piccolini se vogliamo, però importanti. Sono territori piccoli, ma sa che noi a Limana teniamo molto a tutte le nostre frazioni. Non è solo il centro che valorizziamo, ma cerchiamo di valorizzare tutto il territorio. E Ceresera è una frazione che per anni ha avuto anche un grosso calo di abitanti. Adesso sono qualche anno che c'è un po' una controtendenza, ci sono delle famiglie giovani che si sono insediate, quindi speriamo di riuscire a rivalorizzarla e questo anche ci aiuta a questo scopo. Sempre sul fronte dei lavori pubblici, quali sono alcune altre attività, per esempio? Altre attività collegate sempre a Vaia ci consentiranno di sistemare dei problemi idrogeologici nella zona dei Valmorel, nella zona di Valtibolla, nella zona delle Laste, quindi zone praticamente più verso la parte alta del nostro territorio che però hanno avuto dei grandi danni appunto con Vaia ma anche con gli eventi meteorologici successivi che comunque non sono stati di minore entità a livello appunto di danni causati. Sindaco, queste zone ovviamente sono molto, molto importanti anche dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista del turismo, della natura, sono posti meravigliosi ovviamente. Facciamo così uno spaccato per quanto riguarda proprio l'aspetto turistico adesso, considerando comunque il momento difficile che tutti stiamo vivendo. Sì, il momento è un momento difficile perché chiaramente è un po' fermo il turismo, però devo anche dire che la scorsa estate in modo particolare la nostra parte alta del comune, quindi parlo di Valmorel, ma parlo anche delle Maighe, di tutte le zone delle creste, sono state molto frequentate da bellunesi e non. Sono dei paesaggi, sono degli ambienti che consentono delle bellissime passeggiate, sono adatti a qualsiasi tipo di escursionista perché non sono pericolose, quindi si adattano molto bene anche le famiglie con bambini piccoli. E quindi noi crediamo che anche quest'anno, appena l'emergenza Covid lo consentirà, il nostro territorio sarà molto frequentato da famiglie appunto e comunque da turisti che verranno per godersi le bellezze dell'aria aperta, le bellezze del nostro territorio. Voi avete pubblicato di recente dei bandi, giusto per quanto riguarda l'aspetto delle malghe? Sì, abbiamo fatto dei bandi che purtroppo non hanno avuto esito positivo. Erano dei bandi che si erano basati un po' su quello che erano stati gli incassi storici degli ultimi anni e credevamo che potessero ottenere un riscontro anche quest'anno. Purtroppo così non è stato, quindi sono andate deserte sia il bando della Maiga Van che l'altro bando della Maiga Montegalla a cui era collegata la Maiga Canale dei Gat. L'abbiamo riformulato. È quindi riuscito un secondo bando venerdì scorso con degli importi più bassi e anche con una durata più breve. Contiamo, speriamo che ci siano degli operatori del settore che vogliano avventurarsi o comunque che vogliano intraprendere questa nuova iniziativa e quindi sviluppare la nostra parte alta del territorio, perché comunque le nostre maighe meritano, sono veramente una bellezza, una ricchezza su tutti i punti di vista, sia paesaggistica, turistica ma anche produttiva. E turismo fa rima anche con cultura. Sì. La cultura, Limana è un paese che ha sempre puntato molto sulla cultura.
È chiaro che in un momento di difficoltà le risorse sono un po' limitate, per cui si deve cercare un po' di adattarsi a quelle che sono le situazioni al momento, però abbiamo sempre cercato di tenerla viva anche nel momento in cui l'epidemia ci creava dei forti, comportava dei forti limiti. Partirà adesso la rassegna Fanta Librando, che è una rassegna importante curata dalla Biblioteca di Limana e dell'Associato alla Cultura. È una rassegna che è arrivata alla 24ª edizione e che coinvolge i bambini della scuola dell'infanzia e delle elementari e che si snoderà in 2 settimane circa, dal 3 di maggio al 15 maggio. E che comporterà delle iniziative come letture per bambini, dei laboratori di disegno curati appunto dalla scuola insieme alla biblioteca, insieme a delle persone che abbiamo incaricato di seguire questi aspetti. È chiaro che l'emergenza Covid ha un po' ridimensionato tutte le iniziative e quindi ci siamo programmati per entrambe le opzioni, cioè sia l'opzione in presenza, se i dati del Covid ce lo consentiranno, chiaramente su prenotazione con un numero limitato di bambini, diciamo, se invece purtroppo, e speriamo non sia così, l'emergenza non ce lo consentirà, faremo tutto via streaming. Ecco, e poi sempre sull'ambito, questo per quanto riguarda proprio la cultura dedicata ai giovani, ai ragazzi, Certo. c'è però un'interessante attività che vi vede lavorare in sinergia fra il confine turismo, cultura, così anche con il comune di Belluno, giusto? Abbiamo partecipato a un importante bando e qui ringrazio Comune Belluno, il Lab, tutti quelli che hanno lavorato per questo bando nei mesi scorsi. È un bando che era stato messo dalla Fondazione Cari Verona, che era collegato alla figura di Dino Buzzati, quindi il Marco di Amorelli nel nostro caso, noi l'abbiamo presentato sotto questo aspetto. E quindi è un bando che vede snodarsi da una parte l'aspetto culturale, quindi la valorizzazione della figura di Buzzati, tenendo conto che quest'anno ricorre il 50º anniversario della pubblicazione dei Miracoli di Amorelli e il prossimo anno c'è il 50º anniversario della morte di Dino Buzzati. E dall'altro lato c'è però anche un lavoro di valorizzazione del territorio, quindi una valorizzazione del sentiero Buzzati per quanto riguarda Limana, possibilmente l'allungamento del sentiero fino a Valmorel, perché c'è una parte che ci manca e quindi ci consentirebbe di aumentare anche l'offerta turistica in quest'ottica. E poi ci sono altre iniziative che sono collegate chiaramente a Belluno, di cui eventualmente parlerà meglio poi il sindaco di Belluno nella prossima occasione. Il bando, abbiamo partecipato, abbiamo superato la prima fase. Adesso siamo nella seconda fase, che è quella in cui vanno presentati nel dettaglio i progetti. Speriamo di riuscire effettivamente a portarlo a termine, ad essere ammessi. Quali saranno secondo lei un pochino le tempistiche, la roadmap? Del bando, beh, diciamo che entro maggio sicuramente va presentata la seconda fase, quindi noi contiamo che per l'estate e autunno ci sia la decisione finale della Fondazione Cari Verone, che quindi si possono iniziare i lavori entro l'anno sicuramente. Quindi un'altra progettualità importante, insomma, Certo. che tutti auspichiamo di poter portare avanti anche con maggior serenità, data proprio dal contesto epidemiologico Certo. di riferimento. E, legando a questo, legato a questo tema, insomma, abbiamo parlato della pandemia che un po' determina tutto, condiziona tutto, vi è il tema della carenza del personale infermieristico. Sappiamo che anche la vostra struttura per anziani, insomma, vive sempre una condizione un po' di fragilità anche da questo punto di vista. Qual è la situazione attuale? Allora, la situazione attuale, diciamo, è sotto controllo Ecco, già una e notizia questo buona. sicuramente è buono. Diciamo che però non bisogna mai abbassare la guardia perché il problema c'è. Il problema c'è perché da un lato abbiamo il problema degli infermieri che partecipano giustamente, perché dal punto di vista professionale è comprensibile, ai bandi che vengono emessi dall'ULSS e quindi cercano di spostarsi in strutture differenti rispetto alle case di riposo. Sicuramente per un discorso da un certo punto di vista economico, ma anche sicuramente un discorso professionale di arricchimento, perché quello che può offrire un NURS non è quello che offre la casa di riposo a livello anche di esperienza, nelle diverse reparti, nelle diverse professionalità. E quindi noi ogni anno lottiamo, sono ormai anni che lottiamo col fatto che appunto ci sono questi bandi e ci vediamo sottrarre gli infermieri, e sono delle figure che purtroppo, e questa è stata una scelta anche negli anni forse sbagliata, più in alto di noi, non ci sono stati corsi di formazione e corsi professionali adeguati che ci consentissero di sfornare, chiamiamo così, un numero di figure professionali adeguate a quelle che erano le richieste. Da questo punto di vista. L'altro punto di vista poi è il discorso anche un po' del problema che sta nascendo con i vaccini. Perché adesso sa che entro fine mese tutti gli operatori dovranno decidere se vaccinarsi o meno, in tutte le strutture penso ci sia almeno qualcuno che è un po' scettico, un po' restio, e sa che il nuovo decreto impone che le case di riposo poi mettano in ferie, in aspettativa, questi, a Certo. seconda poi di quello che avrà scelto, e vedremo. Se da un lato capisco l'esigenza del legislatore, dall'altro per noi è un problema, perché nel momento stesso in cui decidessimo di mettere in aspettativa, rispettando la normativa, questi operatori, dovremmo trovare dei sostituti. E già avendone carenza,
Non sappiamo se riusciremo a trovare dei sostituti per le persone che eventualmente dovessero rimanere a casa. Quindi abbiamo due fonti in questo momento molto difficili che dobbiamo gestire e purtroppo davanti a noi la priorità è quella dell'assistenza ai nostri anziani, che chiaramente è un grosso problema in questi termini. E invece sull'aspetto per quanto riguarda i giovani, passiamo un pochino, Sindaco, facendo un po' una carrellata delle varie attività che riguardano il comune. Importanti lavori anche per quanto riguarda l'asilo, giusto? Mi parlava di uno studio Sì, in corso. noi siamo un comune, Limana, che sta crescendo di anno in anno, per fortuna, differentemente da tanti comuni della provincia, siamo in crescita, non in decrescita, e abbiamo anche una popolazione giovane abbastanza elevata come media. E, chiaramente c'è bisogno di strutture che rispondano alle esigenze dei nostri ragazzi, quindi abbiamo dato l'incarico per uno studio di fattibilità per un nuovo asilo che consentirebbe di rispondere alle esigenze di nuove famiglie che continuano a insediarsi a Limana e con grande piacere noi accogliamo. Ecco, e invece sempre sul fronte delle scuole, un'attenzione vi è stata di recente anche proprio per le scuole per i giovani per consentire la didattica a distanza, Sì. anche se adesso, insomma, fortunatamente per i nostri ragazzi c'è questo ritorno in presenza. Sì, è vero che c'è un ritorno in presenza, ma io dico anche che non si tornerà più completamente indietro, nel senso che comunque la DAD in qualche modo rimarrà, mi auguro non nelle forme attuali, ma rimarrà magari se per un ragazzo, un bambino deve rimanere a casa per malattie, per cose, ci sarà sempre un contatto con la scuola. Secondo me ha cambiato un po' il modo anche di fare scuola. La visione, Sì, la quindi. visione. Dopo io mi auguro che i ragazzi tornino a scuola perché hanno bisogno di tornare in classe per tanti motivi, non solo per un discorso didattico. Sì, noi abbiamo portato avanti un progetto e di questo ringrazio chi ha collaborato con noi, che è la Lions, la SEST come azienda che ha collaborato, e la Startup, che è l'azienda informatica che ha supportato anche in questa ottica. Abbiamo preso dei vecchi PC che avevamo noi in comune e quindi basandosi sulla logica anche del riuso e quindi anche un segnale, secondo me, educativo nei confronti dei ragazzi, li abbiamo riadattati grazie appunto all'IOS da una parte, la SEST e la Startup invece hanno seguito la parte informatica, li abbiamo riadattati, sistemati per poterli rendere fruibili ai ragazzi e quindi li abbiamo donati alle scuole che credessero alle famiglie che avevano necessità e quindi venissero usati per la didattica a distanza. Ne abbiamo dati 5 per il momento, ma è un progetto che comunque l'IOS, da quanto mi risulta, sta portando avanti anche con altre realtà, con altri comuni e secondo me è un bel messaggio da una parte perché appunto aiuta le famiglie che sono in difficoltà, perché lei pensi a una famiglia che ha 2 o 3 ragazzi, non è che possa comprare il computer per tutti, è anche un problema economico in questo momento. E dall'altro è anche un buon segnale per far capire ai nostri ragazzi che gli oggetti possono essere anche riadattati, riutilizzati, non devono essere per forza buttati e cambiati. Certo, e ci sono altre tematiche, Sindaco, adesso i prossimi impegni che ha sul tavolo, quali saranno, che non abbiamo ancora trattato? Ma impegni ce ne sono tanti, sicuramente un impegno importante è Terna, Ecco. con cui stiamo ancora discutendo, è una discussione che si protrae da più di 10 anni. Qual è la vostra posizione in questo La caso? posizione di Limana è sempre stata molto chiara e non si è mai mossa da quello che adesso le esporrò. Limana ha sempre chiesto che gli elettrodotti che passano per il centro di Limana venissero dirottati e possibilmente passassero per l'autostrada, perché era un canale preferenziale su cui poter gestire proprio l'elettrodotto e quindi il collegamento Lienz-Scorzè a nostro avviso doveva passare per il canale autostradale. Abbiamo chiesto anche nell'ultimo incontro a Terna che ci dia le motivazioni tecniche per le quali questo non è possibile, perché a tutt'oggi noi ancora non sappiamo perché secondo Terna questo non è possibile. E in alternativa, se non fosse veramente possibile, ma qui lo valuteranno anche i nostri tecnici, il completo interramento delle linee, perché come altri comuni, mi riferisco in modo particolare a Ponte e Belluno, anche Limana ha il problema che la linea dell'elettrodotto passa di fianco alle scuole elementari e in pieno centro al paese. Quindi anche noi tuteliamo la salute dei nostri cittadini e su questo punto di vista siamo fermi, non abbiamo nessuna intenzione di cedere di un passo. Certo, comunque un discorso in divenire, bisognerà insomma ragionarsi, ci saranno ancora occasioni di confronto, di Certo. valutazione per vedere di trovare la soluzione appunto più idonea possibile. Sindaco, con questo noi abbiamo concluso il nostro tempo, io la ringrazio per essere stata con noi, ovviamente buon lavoro a lei e a tutto il suo staff. Grazie a voi e soprattutto a tutti, grazie. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.